Buongiorno mister, piacere di conoscerla. Piacere. E dunque, è qui già da una settimana sostanzialmente e le chiedo un po' quali sono state le sue prime impressioni e come ha vissuto questi primi giorni anche con in mezzo la bella soddisfazione di Napoli. Sì, adesso è una settimana un po' strana perché siamo arrivati domenica e quindi abbiamo fatto allenamento con quelli che non avevano giocato sabato, quindi abbiamo fatto un allenamento differenziato. Poi lunedì abbiamo fatto una rifinitura e poi abbiamo fatto la partita e poi niente. Quindi ecco, in sintesi, oggi più o meno siamo al terzo allenamento fatto insieme alla squadra. Ecco, quindi è il terzo allenamento. E la sensazione è quella che poi ho detto anche ai ragazzi, che noi si ha a che fare con un gruppo molto serio, un gruppo, sono dei ragazzi seri, ragazzi umili, generosi e che mi sembra abbiano anche qualità, quindi la serietà, l'umiltà, la generosità, la qualità e vedo anche tanta motivazione a fare meglio, si vuole proprio fare bene, tant'è che insomma, anche se gli allenamenti ne abbiamo fatti pochi insieme, però danno sempre delle buone sensazioni. Fanno degli allenamenti buoni, dei bei allenamenti. Ecco, quindi questo è un po' in sintesi quello che è stato fino ad ora. Eleonora Busi, Cremona 1 TV. Buongiorno, mister, benvenuto. Prima magari di concentrarci su Bologna, volevo farle questa domanda. Volevo chiederle che cosa l'ha spinta a sposare il progetto della Cremonese, a venire qui, ad accettare questa sfida così importante e credo anche molto stimolante. Allora, la parola progetto e sposare il progetto mi spaventa perché in Serie A questa è una cosa che non è tanto usuale, ecco, perché quando si dice così, dopo è vero, lei ha qualche anno in più, abbiamo qualche anno in più di lei, quindi lo sappiamo, ecco. E quindi allora, la convinzione è arrivata, perché noi facciamo sempre questo ragionamento. Tecnicamente, a noi sembra, io parlo a noi perché, vabbè, sapete il perché, e a noi sembra che la squadra sia una squadra con dei ragazzi interessanti. Quindi la rosa della Cremonese è una squadra che per noi è una squadra interessante da allenare. E penso anche una squadra che possa competere. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è le persone. Noi abbiamo parlato con delle persone, parlo del direttore sportivo, del dottor Armenia, poi abbiamo conosciuto anche il cavaliere. Ecco, quindi l'aspetto tecnico da una parte che è importante ed è altrettanto importante la serietà delle persone che lavorano per la società, per la Cremonese. Ecco, questi sono i due aspetti primari, ecco, che ci hanno convinto. Andrea Ferrari, cuore grigio rosso. Piacere, Ministra, di conoscerla, benvenuto. Ministra, volevo chiederle come ha trovato la squadra dal punto di vista mentale, sia prima che dopo la partita di Napoli, perché diciamo che in questi mesi la Cremonese ha spesso offerto le buone prestazioni contro delle squadre di primo livello, poi magari pareggiandole o perdendole negli ultimi minuti. Poi la partita successiva contro squadre di medio-bassa classifica, sconti diretti, invece ha faticato e penso che sia soprattutto un problema di testa. Infatti volevo chiederle quali corde si devono toccare per evitare che questa cosa accada anche tra Napoli e Bologna. Allora, è nostra abitudine non parlare mai di chi ci ha preceduto, perché non credo sia corretto. Quindi noi siamo arrivati e come ho detto, ci sono quelle qualità che ho elencato prima, quindi c'è grande disponibilità. Mi sembra, ecco, che la squadra fisicamente stia bene, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per da qui in avanti fare del nostro meglio. Ecco, poi le difficoltà ci sono, lo sapete
bene, insomma, lo sapete benissimo anche voi, lo sapete quanto me, ma con queste premesse le difficoltà si possono superare. Ecco. Quindi, però ecco, sottolineo, la squadra mi sembra che stia fisicamente e anche mentalmente, nonostante la situazione è chiara per ora, però ecco, ripeto e sottolineo, mi sembra che stiano bene fisicamente, mi sembra che stiano bene anche mentalmente, e come ho detto stanno bene anche tra di loro, perché sono tutti ragazzi seri, e quindi diciamo così, siamo facilitati, ecco, nel quotidiano, nel rapporto e nell'allenamento. Daniele Gazzaniga, Cremona Sera. Buongiorno, benvenuto. Volevo chiederle, siamo ancora nel mercato, il mercato aperto con la sessione invernale, se ha dato delle indicazioni in merito per la squadra. Sì, abbiamo così insieme, individuato magari quali possono essere i ruoli dove manchiamo magari su certe caratteristiche, diciamo così, ecco. E quindi sì, abbiamo così l'idea di se è possibile, perché non è facile, se è possibile di rinforzare la squadra, e quindi magari si è pensato a un difensore con caratteristiche diverse, si è pensato magari a un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo, e poi insomma, vedere un po' anche cosa il mercato ti... un'altra cosa magari da prendere in considerazione è che a gennaio difficile magari prendere dei ragazzi che vengono da un altro mondo e metterli qui nel nostro campionato e ottenere subito dei buoni risultati con questi ragazzi. Ecco, quindi bisogna anche considerare quello. Ecco. Giorgio Barbieri, il corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ecco, dopo la partita di Napoli, nella breve intervista televisiva, che ovviamente abbiamo ascoltato, lei ha parlato di principi, cioè sono intervenuto in pochi giorni ovviamente solo su dei principi, stessi interpreti più o meno, però ecco, i principi, il senso di dare un senso, che sono una ripetizione, a quel tipo di gioco che ha funzionato a Napoli, quindi i principi hanno cambiato quella che era la Cremonese di qualche giorno prima. Allora, come ho detto, noi abbiamo allenato per quel poco tempo che abbiamo avuto proprio sui principi. I principi per noi, alcuni molto importanti, che possono essere la palla, lo spazio, l'avversario, la compattezza, e poi nella fase offensiva magari avere dei riferimenti chiari per far partire l'azione. Ecco, questo è stato un po' in sintesi quello che è stato fatto in quei pochi giorni di allenamento, ecco, e continueremo ad andare avanti su queste basi, per poi diventare sempre più bravi se è possibile. Ecco, ripeto, la squadra, cercare di essere molto chiari in fase difensiva e cercare di essere molto chiari anche nella fase offensiva. Ivan Ghigi, La Provincia. Sì, visto, buongiorno. Volevo sapere, lei ha allenato anche in piazze abbastanza esigenti, come blasone, come storia, come pubblico. Cremona è l'unica pressione che ha e che manca dalla sera da 26 anni. Ecco, se si trova in un ambiente, diciamo tra virgolette, un po' più semplice da gestire da questo punto di vista, o se è complicato comunque in ogni piazza di Serie A? Ma no, ma l'allenatore... No. È vero quello che ha detto, perché ci sono realtà magari che... Ma questo, realtà che ci sono magari più aspettative, ma qui ci sono, almeno noi abbiamo tantissime aspettative, giustamente abbiamo, ma non perché le troviamo dentro di noi, non so se riesco a spiegarmi, ecco, perché è una... ogni diciamo così, ogni volta che si va ad allenare è proprio una sfida. Voi magari
fate una valutazione un po' più larga. La nostra valutazione è, come ho detto, il quotidiano, il rapporto con i giocatori, l'allenamento e i traguardi che si devono raggiungere. E quindi questo è così la nostra analisi, ecco. Poi dopo si va più avanti, ma noi siamo molto focalizzati sulle cose che le ho detto. Sì, mister, qui ritrova tre giocatori che ha avuto a Genova, ci sono Radu, Vasquez e Ghiglione, e poi se mi conferma anche Zanimacchia, che era abbastanza piccolo, però una volta lo ha anche portato in panchina. Le chiedo come li ha trovati e se in questa fase in cui chiaramente deve conoscere un po' tutti può fare anche più affidamento su di loro, perché chiaramente vi conoscete a vicenda molto meglio. Sì, li conosco, ma come ho detto, dopo siamo, diciamo così, avvantaggiati anche dalla totale disponibilità di tutti, quindi si fa presto. Poi se si sta molto assieme, e noi in questi pochi giorni comunque siamo stati molto assieme per la partita, il pre-gara, il dopo-gara, così. E quindi è vero che con Paolo, Luca, Zanimacchia, Giovanna, anche adesso Radu è una questione, io lo conosco perché mi pare che abbia debuttato con me in Serie A, più o meno. Però ecco, lì la situazione è un po' diversa, ma ecco, ma sì, li ho ritrovati come li avevo lasciati, ma oltre a loro ci sono dei ragazzi che sono di facilissima comprensione, ecco, proprio per le buone qualità che hanno come persone e anche come giocatori. Mister, andando sul match di lunedì contro il Bologna, che tipo di partita si aspetta visto le caratteristiche dell'avversario? Una partita, non ci sono partite facili, cioè il nostro campionato è complicatissimo, difficilissimo, ci sono squadre attrezzatissime, ci sono squadre allenate benissimo, quindi tutte queste difficoltà, per me noi comunque siamo in grado di affrontarle e affrontarle nella maniera migliore, perché a parer mio la Cremonese, ecco, non so, il Bologna è una squadra che ha tanta qualità, ha giocatori rapidi, ha giocatori veloci, dietro hanno esperienza, stanno facendo un campionato ottimo, perché stanno facendo molto bene, ma per me la Cremonese non è, insomma, va e gioca e fa la sua partita, perché è giusto che sia così, fa la sua partita con le sue qualità, sapendo bene che di fronte a una squadra ben attrezzata, ma anche la Cremonese è attrezzata per competere con loro. Mister, prima ha parlato di mercato, intanto è già arrivato Benassi in questi giorni dalla Fiorentina. Diciamo che il centrocampo è il reparto che magari ha bisogno di qualche innesto in più, visto che date le varie partenze che ci sono state. E volevo chiedere come sono stati questi suoi primi giorni, è vero che sono pochi allenamenti, e se comunque è già disponibile per la partita di lunedì. Sì, sì, Benassi è arrivato, che sta bene, si è allenato ieri, si è allenato oggi, e quindi lui sta bene ed è... Adesso domani abbiamo l'ultimo allenamento, però la sensazione è che lui stia bene e che possa essere disponibile. Ecco, quindi c'è e siamo contenti che sia arrivato. Per quanto riguarda la Cremonese, è comunque una squadra che deve salvarsi nella sua situazione. Quale può essere il valore aggiunto, la qualità per una squadra per fare questo salto? Ah, il valore aggiunto è la... serietà, è la generosità, quello che ho detto prima, sono seri, generosi, sono umili, e da squadra, ecco, perché bisogna fare squadra, quindi bisogna proprio essere legati l'uno con l'altro, solo così poi ti alleni e devi andare forte in tutte le sedute d'allenamento, e la Cremonese va forte in tutte le sedute d'allenamento che abbiamo fatto insieme. Non ci sono altre
altre strade, non c'è. Però è chiaro che se tu manchi in questo fai molta più fatica. La Cremonese credo abbia una buona base, e poi è chiaro che è tutto difficile, ma però la base, come l'ho detto, avere dei ragazzi seri, avere dei ragazzi che hanno voglia di fare fatica, avere dei ragazzi che comunque sono consapevoli che le cose così, insomma, non vanno bene, quindi hanno tanta voglia di dimostrare che ci possono stare anche loro in questo campionato. Ecco, tutto questo mi porta a pensare bene. Abbiamo vissuto anni magnifici con la Serie A degli anni 80-90, quindi i tifosi hanno sempre seguito la squadra. Siamo tornati in A dopo 26 anni e la tifoseria, nonostante la classifica, è comunque molto compatta. Quindi ecco, come vedi il rapporto fra squadra e tifosi? Ma per me Cremona, la Cremonese, sono un esempio. Un esempio di come devi vivere l'affetto per la squadra. È chiaro che la squadra deve a sua volta dare dei segnali forti a chi vuol bene a loro, però questo è un esempio, perché tu comunque sei in una situazione così, e mi pare che non ci siano state delle grosse così problematiche, diciamo così. Ma non ci sono state delle grosse problematiche per me proprio per questa ragione, perché da una parte comunque le persone, i tifosi, sanno che chi gioca per la Cremonese ce la mette tutta ed è dispiaciuto perché magari le cose non vanno così bene. E quindi i tifosi sono un esempio. Dall'altra parte comunque ci sono giocatori, ecco, ripeto, che sono consapevoli che devono dare qualche soddisfazione ai tifosi. Quindi per me questo è un esempio buono, pulito di come deve essere il rapporto fra la squadra, la tifoseria, e di come si devono vivere le situazioni delicate, come magari calcisticamente delicata è questa situazione. Ricollegandomi un po' al concetto di principi, non le chiedo chiaramente nei dettagli, l'obiettivo di arrivare ad avere una squadra identificabile è una delle sue priorità? Allora, l'identità te la dà anche le caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che se una squadra è stata costruita in estate per un certo tipo di calcio, tu non è che arrivi e stravolgi tutto e magari penalizzi tanti tanti giocatori perché hanno caratteristiche magari diverse da quello che magari è la tua idea di calcio. Quindi, compatibilmente con le caratteristiche che ci sono nella squadra della Cremonese, noi cerchiamo di essere molto chiari, di pretendere. E poi quello che le ho detto, ecco, chiari, pretendere molto, ma rispettando anche le caratteristiche della squadra, dei giocatori, perché non so, vi faccio un esempio così ci capiamo, questa è una squadra che ha 6/7 difensori centrali, e quindi se tu hai 6/7 difensori centrali, magari se giochi con una difesa 4 ne fai giocare 2 e ne penalizzi 4-5, quindi dopo c'è da valutare anche quello. Però noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo.